Dal luglio scorso è il nuovo primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Lavagna, il professor Guido Parodi, già direttore della scuola di specializzazione di malattie dell'apparato cardiovascolare e cardiologia interventistica all'Università degli Studi di Sassari. Autore di 160 pubblicazioni scientifiche che hanno avuto un impatto importante nella comunità scientifica. Come è arrivato qui e come si trova? Ma sono arrivato qui perché ho vinto un concorso, è un onore prendere questo incarico di una cardiologia, di un reparto con una grossa tradizione, prestigioso sicuramente per quello che è la storia, e quindi sono arrivato da pochi mesi, ma mi trovo già subito molto bene, ho trovato un gruppo di professionisti di alto livello, un reparto ben organizzato. E quindi sono molto contento. La sua esperienza precedente, quella in Sardegna, è stata fatta in un centro di grande eccellenza che si è fatto, tra l'altro, centro di specializzazione per tutta Italia. Quindi un grosso bagaglio, è riuscito a portarselo dietro tutto. Assolutamente, mi porto dietro tutta la mia esperienza. Un'esperienza sia assistenziale, ma anche un'esperienza di didattica. Ho insegnato la cardiologia a decine e decine di medici, di giovani medici in formazione. E speriamo qui anche a Lavagna di crescere tutti insieme. Abbiamo un organico abbastanza giovane, però che si vuole mettere in gioco, che vuole crescere, e quindi sicuramente ci aggiorneremo continuamente, visto che stiamo praticando una disciplina in rapida evoluzione e sviluppo. Essere considerati un punto di riferimento in Italia, così come succede a lei e alla sua provenienza, chiaramente stimola. Quindi, che progetti ha? Ma sicuramente già venire qui in una cardiologia a Lavagna, che era già riferimento regionale per l'aritmologia, mi stimola molto. Sicuramente spereremo di diventare riferimento regionale o anche di più per anche altri tipi di procedure o di casistiche. Lei conosce il dottor Brignole, che è un suo predecessore e che ha fatto di questo reparto anche lui un'eccellenza. Sì, ho avuto modo di conoscere Michele Brignole, che stimo moltissimo, ammiro tantissimo. Spero di poter proseguire questa tradizione positiva di cardiologia a Lavagna, e quindi di fare bene come ha fatto lui. Ma E non superarlo? Sì. io ovviamente sono abbastanza ambizioso, mi pongo limiti, se c'è la possibilità di fare bene, faremo bene, faremo una buona assistenza, continueremo la ricerca, e quindi eserciteremo anche un'attività didattica nei confronti dei medici in formazione della scuola di specializzazione in cardiologia di Genova e nei confronti degli infermieri della laurea in infermieristica. Si parla molto dell'organico che purtroppo ha subito in questo periodo, vuoi per pensionamenti, vuoi per superlavoro, una riduzione. Com'è l'organico nella sua struttura? Ma diciamo, l'organico ha delle carenze nella fase attuale, ma che stiamo programmando di reintegrare. Ci saranno a breve delle selezioni, per cui riteniamo che col nuovo anno avremo un organico pieno per poter mettere in campo tutte le attività assistenziali che il territorio ha bisogno. Ci fa una fotografia del servizio che lei dirige? Possiamo dire che è una cardiologia completa, una cardiologia che prevede tutti gli aspetti ospedalieri con la terapia intensiva e subintensiva per un totale di 18 letti, che affiancano i servizi delle sale di emodinamica e di elettrofisiologia, deputate quindi all'interventistica cardiovascolare. Dopodiché abbiamo intorno tutta una serie di poli ambulatoriali che rientrano nella nostra rete e in cui noi facciamo ruotare i nostri cardiologi,
che sono localizzati negli ospedali di Rapallo, Chiaveri e Sestri, e a Cicagna e a Varese Ligure. Si parla di medicina del territorio sempre di più e sempre con più insistenza proprio perché è risolutiva da un punto di vista poi per i vari decorsi. Rapportato alla cardiologia, che cosa significa una medicina del territorio? Ma sicuramente noi vogliamo garantire una continuità assistenziale fra ospedale e territorio. Questo dovrà essere fatto sicuramente facendo dei percorsi insieme ai medici di famiglia, al pronto soccorso. Per cui dovremo pensare di utilizzare al meglio l'aspetto ospedaliero e invece devolvere al territorio quello che il territorio può fornire per quanto riguarda le cure dei pazienti, per quanto riguarda la cronicità, che sappiamo essere un grosso problema in vari campi, ma in cardiologia in particolare. Il cuore è un organo, quando accade qualcosa dice e il cuore non ha retto. Ecco, il cuore che cos'è, professore? Beh, non se l'abbiano a male i poeti, no? In cui il cuore era raffigurato come il centro delle emozioni. Il cuore è una pompa, è la pompa del sangue del nostro organismo, però è una pompa vitale. E quindi noi abbiamo il compito di sostenere la funzionalità di questo cuore nelle varie fasi, dalla fase acuta delle malattie fino alla cronicità delle varie patologie che possono intercorrere. Dove sta andando la cardiologia? Ma diciamo che la cardiologia è una delle branche della medicina in più rapida evoluzione. Veramente noi abbiamo tecnologie ogni anno differenti che possiamo mettere a disposizione dei nostri malati. Abbiamo linee guida che cambiano ogni 1 o 2 anni, noi dobbiamo tenere il passo di questa evoluzione, siamo pronti per farlo, ci applichiamo, studiamo, ci aggiorniamo in continuazione affinché possiamo fornire ai nostri cittadini quello che di meglio può essere. Prevenzione e cura, come si dividono in peso? Ma sicuramente noi guardiamo a tutto il percorso, il processo di malattia, dalla fase di prevenzione che è fondamentale alla diagnostica e cura della patologia quando questa si verifica, fino alla fase riabilitativa che anch'essa ha un ruolo importante. Sicuramente tutti gli aspetti devono essere tenuti in considerazione. Un consiglio per chi vive il quotidiano e ha evidentemente dei timori rispetto a questo. Ma sicuramente voglio lanciare un messaggio che è necessario dal momento in cui durante la pandemia noi abbiamo visto ridurre gli accessi al pronto soccorso per infarto del miocardio, la presentazione dei malati avvenire tardivamente rispetto all'ottimale e quindi vorrei invitare tutta la popolazione, nel caso in cui ci fosse sospetto di infarto, a riferirsi all'emergenza territoriale e non aver paura di accedere all'ospedale, un ospedale che è assolutamente sicuro, in cui possiamo curare e gestire le patologie acute cardiache nel miglior modo possibile, come nell'epoca pre-Covid. Sicuramente quali sono i sintomi più comuni dell'infarto, molte persone lo sanno, vi ricordo che è il dolore al torace, il dolore che può essere localizzato all'emitorace sinistro, al braccio sinistro, così come ovviamente ci sono molte altre presentazioni più atipiche, e comunque sia quando una sintomatologia sospetta dura più di 20 minuti, siamo tenuti a telefonare al 118 o al 112 per avere un consulto da parte di professionisti.
Lei adesso è qui a Lavagna, ma il suo lavoro di ricerca non si è certo interrotto. Quali sono i collegamenti col mondo della ricerca e col mondo accademico? Ma io ho sempre avuto numerose collaborazioni in centri prestigiosi in Italia e in Europa, e ovviamente è nostra intenzione di continuare questa attività, un'attività che è importante, ha ricadute sull'assistenza dei malati e che quindi anche qui a Lavagna vorremmo portare avanti. È un centro che non è di grosse dimensioni, ma vorremmo continuare un'attività di questo tipo. Abbiamo questa ambizione mantenendo un network diciamo di collaborazioni efficace con i colleghi a livello italiano. Professor Parodi, lei ha un cognome che ci è familiare ma ha un accento decisamente toscano. Vorremmo così fare un nostro forse il suo cognome, ci riusciamo? Ma io direi assolutamente sì, perché mio nonno era ligure, mio nonno era di Nervi, poi ovviamente per motivi di lavoro si è trasferito in Toscana e ora dopo due generazioni rientro in Liguria, molto contento di essere qua.